Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi parliamo ancora di casini legali legati a Fortnite. Non è passato neanche un giorno e mezzo dalla news che vi ho portato riguardante la denuncia di PUBG nei confronti di Epic Games Corea, quella che in poche parole diceva che gli sviluppatori di PUBG hanno citato in giudizio Epic Games perché pensano che il loro gioco possa avere delle meccaniche uguali a quelle di PUBG. E abbiamo aperto lì tutto l'argomento. Allora, se loro hanno denunciato quelli, dovevano quelli di DayZ denunciare PUBG, allora anche H1Z1 doveva denunciare. Insomma, il problema è che le denunce sono come le ciliegie, cioè una tira l'altra. Ed è proprio il caso di quello che è successo praticamente pochissime ore fa da parte di Epic Games al signor Thomas Hanna. Chi è Thomas Hanna? Non lo conosceva nessuno fino a qualche ora fa, adesso è uno dei capri espiatori di Fortnite, quindi di leaks riguardanti Fortnite. Thomas Hanna era un impiegato regolarmente assunto presso la sede di Epic Games, lì dove sono loro in Finlandia, dove cacchio sono, non ho capito. La casa produttrice di Fortnite lo ha citato per aver infranto le clausole di riservatezza su quello che riguarda il segreto dello sviluppo di Fortnite. In soldoni, questo Thomas qui ha avuto un'idea geniale, cioè condivideva tutto quello che sapeva sul meteorite e sul pass battaglia, quindi parliamo della Season 4, su Reddit, nei blog, in giro e ovviamente prima che tutti noi giocatori mortali sapessimo quello che doveva succedere. Ecco ragazzi, spiegata la fonte principale di tutti i leaks che noi YouTuber siamo riusciti a darvi in questi mesi della Season 4 e probabilmente anche qualcosa di nuovo della Season 5. Le dichiarazioni rilasciate da Epic Games sono state rese pubbliche ovviamente su internet e anche su Reddit, e dicono di aver subito un enorme danno da parte del signor Thomas. Infatti, oltre ad averlo accusato di aver spoilerato, come diciamo noi volgarmente, notizie che non dovevano essere dette al grande pubblico, avrebbe anche intascato. Si è messo in tasca una fucilata di soldi per avere collaborato anche con altre case produttrici riguardo questa vicenda. In poche parole, il nostro Thomas andava a dire in giro anche a quelli di Epic, a quelli di PUBG, andava in giro a dire a quelli probabilmente di Roots of Survival, di tutte le case produttrici, le meccaniche, le tecniche e le idee che dovevano essere ancora proposte in queste season di Fortnite. Però Thomas, giustamente, essendo in uno stato democratico, si vuole difendere rimanendo un pochettino su chi va là. Lui dice praticamente: sì, mi è scappato qualcosa, ma non è che ho fatto proprio apposta a far uscire la roba. Thomas, che la bocca non è che è la mia, nel senso, la bocca è la tua che ha detto le cose, nel senso, di certo l'ultima parola, ragazzi, per capire quanto andrà in profondità questa denuncia la deve avere il giudice del tribunale che ha preso in carico questa causa. Tra l'altro vi ricordo che non è la prima volta che Epic Games fa una denuncia che poi si è rivelata molto molto pesante ai danni dell'accusato. Infatti, non so se ve lo ricordate, ma a ottobre 2017 Epic Games ha avuto il coraggio, cioè ci può stare, ma magari non così cattivo, di denunciare pesantemente un ragazzo americano
di 14 anni che stava utilizzando e che utilizzava durante i suoi streaming degli aimbot, dei cheat, insomma barava in poche parole. Il problema è che questo ragazzo qua non se l'è cavata con una tirata di orecchie, due sberle da parte dei genitori e una denuncia, anche se comunque non poteva prendere la denuncia perché meno di 16 anni, rispondono i genitori, gli hanno tipo fatto una causa da milioni. Quindi è venuto su e c'è ancora in ballo tutto il casino, perché giustamente i genitori dicono: ma porco Giuda, cioè va bene, c'avete i milioni di dollari e vi attaccate al ragazzino che usa gli aimbot. Nessuno dice che lui facesse bene ad utilizzarli, e ci sta aver fatto un richiamo, una denuncia pesante come quelle che è già stata protagonista Epic Games. Io vi consiglio davvero di evitarvela, anche perché ci hanno fior fior di avvocati che sono pronti a calarvi via le mutande senza neanche levarvi i pantaloni. Beh ragazzi, questa era una mega news fresca fresca di poche ore per quello che riguarda ovviamente tutto l'universo di Fortnite. Noi stiamo aspettando il parco giochi, che dovrebbe arrivare probabilmente giovedì, con l'ingresso anche della penultima settimana della Season 4, e ovviamente tutti ci auguriamo anche che negli ultimi due weekend che ci separano dall'inizio della Season 5, chi è un po' indietro potrà usufruire, beneficiare del bonus XP doppi che avevano già rilasciato nell'ultima Season. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, ve lo ricordo, un bel pollicione in su, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live, ciao!